Nel cuore della Toscana c'è un posto speciale, un antico borgo medievale. Al tempo battezzato con il nome di Lucinianum, oggi Lucignano, questo è il suo nome attuale, è un paese circondato da spesse mura, ma le sue porte sono sempre aperte. Se non erro, quella alle nostre spalle è Porta San Giusto. Porta San Giusto. Però Lucignano ha più entrate, diciamo. Ha più entrate, diciamo ha quattro entrate. Porta San Giusto, che è la principale, Porta San Giovanni, Porta Sant'Angelo e Porta Murata. La cosa più importante è sicuramente la chiesa di San Francesco. All'interno di San Francesco, della chiesa di San Francesco, c'è il famoso affresco del Trionfo della Morte. So che c'è anche un museo molto interessante dove è conservato l'albero d'oro. L'albero d'oro, poi andremo... o albero della vita o albero dell'amore. È un reliquiario, è stato realizzato tra il 1350 e il 1471. Abbiamo la base da cui parte il fusto, poi abbiamo 12 rami, 6 per parte, che simboleggiano gli apostoli. Inoltre ogni ramo è intervallato da dei piccoli rametti di corallo che simboleggiano il sangue di Cristo e tutto l'albero termina nella parte più alta in cui troviamo un Cristo crocifisso. Al di là delle splendide opere, il paese è un posto da visitare. Lo sguardo rimane incantato dalle bellezze dei suoi palazzi, delle vie e dei suoi vicoli. E fuori da questo centro storico che cosa accade, Marcello? Ma ci sono molte cose. Io ti consiglierei di fare un salto al santuario della Madonna della Querce. Il santuario della Madonna della Querce è una piccola chiesa eretta nel 1467. Fra le tele degli altari, una di particolare interesse è proprio quella raffigurante i santi Benedetto, Apollonia e Caterina da Siena, di Matteo Rosselli. Non molto lontano dal santuario c'è il Castello del Calcione e una gradita sorpresa mi attende oltre la soglia. Ho il piacere di presentarvi Gaetano, coordinatore del corteo storico di Lucignano. Buongiorno. Buongiorno Gaetano. È un gruppo che si è venuto a creare 20 anni fa. Ci collochiamo nel periodo dell'Alto Medioevo. Rappresentiamo quelli che una volta erano i nobili del feudo di Lucignano. Gaetano, i miei complimenti. Eleonora, a che epoca risale questo castello? Allora, siamo intorno al 1300, prima aveva quattro torri, ora ne ha soltanto due, quindi insomma ha subito varie modifiche durante gli anni. Era un vero paese, c'era la scuola, il cimitero, la pesa pubblica. Una piccola chiesa molto bella. Una piccola chiesa molto ricca. Abbiamo deciso di aprire tutto questo bene che abbiamo, tutto questo ben di Dio a stranieri, italiani. Lucignano in questi giorni è teatro di una gara molto particolare. Siamo arrivati alla nona edizione di Risate Risorte. Abbiamo fatto in totale quest'anno 18 tappe e questo è anche il quinto anno del contest Rise Food Blogger. I food blogger si troveranno davanti a una bella scatola dove ognuno di loro troverà degli ingredienti. E dovranno cimentarsi nella realizzazione. E dovranno usare tutti gli ingredienti che sono dentro. I concorrenti si affrettano in cucina. Il tempo è poco. I ragazzi hanno finito. A questo punto non ci rimane che sentire poi il commento dei giudici. E adesso non ci rimane che raggiungere un altro ristorante, conoscere gli altri due concorrenti, ma soprattutto andare a scoprire quali prodotti sono contenuti nelle Mystery Box. Lo assaggiamo, dove? Abbiamo concluso con i risotti e adesso non ci rimane che passare alle risate. Non prima però di avervi presentato due ragazze che si contenderanno il titolo di chef emergente Lido Romiti, edizione 2016. Valentina. Valentina Bartolozzi. Alessandra Civilla. Buon contest, come dire, e noi ci ritroviamo alla fine di questa serata. Ok?
Sotto l'occhio vigile del maestro Boscolo, le due finaliste si affrettano a comporre il loro risotto perfetto, mentre ai molti ospiti della serata spetta il magnifico aperitivo dei prodotti tipici. In attesa del verdetto si cena accompagnati dalle battute del comico Nino Taranto. Mario, scegli che andiamo a bere! Ma sono Asterio! Asterio, scegli che andiamo a bere! Finalmente ci siamo, i giudici hanno deciso. La vincitrice del contest Chef Emergente è... Valentina Bartolotti! L'attesa è lunga. Chi sarà il vincitore del Rice Food Blogger? Cristiana! Texture like sun.